Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e questo è il video sui preferiti di dicembre / regali di Natale, perché in realtà alcuni dei preferiti che vi farò vedere nel video sono dei regali che ho ricevuto a Natale. Come vedete lo sfondo è cambiato perché sono in Italia per le vacanze di Natale, l'avete visto anche nell'ultimo videoblog che ho caricato, che ho fatto una sorpresa ai miei genitori, ai miei amici, a tutti, insomma. Ci siamo trasferiti in Italia solamente per 3 settimane e poi l'8 gennaio ripartiremo di nuovo per gli Stati Uniti. E quindi niente, nuovo sfondo per questo video e iniziamo con i preferiti di dicembre. Partiamo ora dal primo preferito e si tratta di un libro ed è questo libro qui di Elizabeth Gilbert, Big Magic. Allora, c'è da dire che io non sono per niente una divoratrice di libri, soprattutto negli ultimi 5 anni durante il percorso universitario passavo i giorni sui libri e anche di sera quando mi volevo rilassare tutto avevo voglia di fare tranne che leggere un libro. Però insomma, negli ultimi tempi mi sto riavvicinando alla lettura, però non alla lettura nel senso di lettura di storie d'amore o comunque storie inventate, ma voglio di leggere qualcosa che di un po' più concreto, che sia effettivamente utile per la mia vita, per la mia quotidianità, eccetera. Ed era da un po' di settimane che vedevo questo libro circolare ovunque, non solo concretamente nelle librerie sia negli Stati Uniti che in Italia, ma ho visto tantissime recensioni di questo libro in vari blog che seguo, in vari canali e così via, e mi è venuta tantissimo voglia di leggerlo. Questo è un libro che aiuta a ritrovare la propria creatività, a ritrovare la voglia di seguire i propri sogni, le proprie passioni, ed è un libro che ti insegna tantissimo, ha tantissimi spunti di riflessione. A me l'ha regalato il mio ragazzo a Natale e già il giorno di Natale mi sono messa a leggerlo perché non vedevo l'ora e mi mancano poche pagine e l'ho quasi finito. E quindi secondo me è un libro perfetto per chi vuole coltivare le proprie passioni, i propri sogni, però magari ha paura perché abbiamo paura delle critiche, di non farcela, dei pregiudizi delle persone, abbiamo paura che il nostro lavoro non sia perfetto. E questo è un libro che ti spiega effettivamente come sviluppare la propria creatività e come trarre il meglio della propria creatività e dalle proprie passioni. Passiamo invece ora a un profumo e questo è un altro regalo che mi è stato fatto per Natale perché lo desideravo tantissimo e anche se dicembre ormai era già passato ho voluto inserirlo comunque nei preferiti del mese e si tratta di questo profumo per me epico, storico ed è il Chloé. Non è il Chloé classico però, mi ero un po' stufata del Chloé classico, ma questo qui è il Chloé, la nuova versione alle rose, è in questa bustina qui, c'è scritto Rose de Chloé ed è un profumo delicatissimo, secondo me, insomma, io preferisco sempre nei profumi mettere solo uno spruzzo qui e poi massaggiarlo in questi punti che sono i punti classici dove va messo il profumo. Secondo me è super raffinato, delicato, elegante, insomma, io non sono brava a descrivere i profumi, ma se passate in profumeria e volete un profumo delicato, femminile, raffinato e non di quei profumi, sapete quei profumi quasi nauseanti che lasciano la scia fastidiosissimi? Ecco, questo è tutto il contrario secondo me, quindi ve lo consiglio tantissimo perché è un tipo di profumo che io adoro, è il mio profumo storico, il Chloé, però appunto è una versione nuova, aggiornata. Un'altra cosa di cui voglio parlare in questo video è il mio bracciale Pandora. Questo è un po' il preferito di sempre in realtà, però a dicembre l'ho utilizzato molto di più anche perché mi sono arrivati dei nuovi charm. La settimana scorsa è uscito un post sul mio blog www.elisabettapistoni.it in cui vi faccio vedere due modelli di bracciale Pandora. Il mio, che è questo che vedete, e poi quello di mia mamma, che invece ha voluto farlo tutto a specchio, quindi comprando dei charm uguali e realizzando così il braccialetto con questa struttura a specchio. E quindi se passate nel mio blog trovate un po' la descrizione di questi charm e anche un sacco di foto proprio nel particolare più da vicino per vederlo. Comunque assolutamente la cosa bella che mi piace del bracciale Pandora è che non è il classico gioiello che ti viene regalato magari come un paio di orecchini o una collana ed è finta lì, è qualcosa che continuate a costruire, a modificare, a cambiare secondo i vostri gusti, le vostre passioni, perché poi ogni charm ha un proprio significato, poi ogni charm vi lega a una persona diversa perché le persone vi regalano magari il charm uno per la laurea, uno per Natale, uno per il compleanno, quindi è bello avere in un solo braccialetto una serie di ricordi racchiusi e tenuti assieme.
Parliamo adesso di una applicazione e si tratta di Uber. È un'applicazione che ho usato tantissimo in questo mese. Uber è un'applicazione che serve per chiamare una persona che venga in qualsiasi posto del mondo voi siate, vi venga a prendere con la macchina e vi porta dove volete. È un'applicazione che in America sta spopolando e che in Italia e in Europa c'è già, in Italia siamo sempre un po' più indietro perché ci sono una serie di discussioni dei tassisti che dicono che Uber gli porta via il lavoro, però secondo me è un'applicazione assolutamente all'avanguardia, eccezionale e utilissima. Come funziona? La scaricate, vi registrate nell'applicazione, selezionate il conto PayPal da cui volete pagare e quando avete bisogno di un passaggio in qualsiasi città voi siate, ci cliccate sopra, scrivete dove volete andare, potete vedere subito le macchine Uber che sono a disposizione per voi, selezionate il taxista che vi ispira di più, una persona nell'arco di pochi minuti verrà sotto casa vostra, non c'è bisogno di pagare e tirare fuori i soldi perché avrete pagato automaticamente quando accetterete la persona tramite PayPal e la persona vi porta dove volete e anche durante il tragitto potete vedere la macchina che si sposta, che si sta avvicinando alla vostra destinazione. Inoltre la cosa bella di Uber, noi l'abbiamo usata tantissimo quando siamo state a New York, ma la usiamo anche a Rockford e a Chicago e l'abbiamo usata anche qui a Milano, è che in America è un po' più economico rispetto ai taxi classici e la cosa bella è che voi ogni volta conoscete una persona diversa. L'altra volta abbiamo conosciuto un ragazzo giovane della nostra età che ci ha raccontato la sua vita, a volte conoscete persone più anziane che ti raccontano la loro vita e così via. E inoltre fidatevi, i tassisti di Uber sono molto molto più cordiali e gentili rispetto a un classico taxista normale, almeno per la mia esperienza, perché voi alla fine del viaggio, diciamo, siete obbligati a dare una recensione, le classiche stelline, e quindi è ovvio che l'autista mira ad avere tante stelline, quindi vi tratta anche molto bene e insomma secondo me è qualcosa di assolutamente innovativo e io se devo prendere un taxi preferisco tra virgolette pagare un servizio geniale innovativo come Uber rispetto ai classici taxi, quindi è un'applicazione che vi consiglio tantissimo di scaricare se magari dovete viaggiare in giro per le città del mondo e così via. Altro preferito del mese, questa volta sì che si tratta di un accessorio, è questa borsa di Diana & Co. Questa borsa mi era arrivata già a inizio dicembre, però ho dovuto aspettare per vederla concretamente perché mi è arrivata in Italia, quindi appena sono tornata in Italia mi sono trovata il pacco in camera. E questa borsa non vedevo l'ora di averla perché è una genialata secondo me. Nel loro sito Diana & Co, è questo sito di borse bellissimo che ormai vi ho citato tante volte, hanno creato questa borsa che è diversa dalle altre perché è una borsa reversibile. Cosa vuol dire? Che voi qui la potete staccare come vi sto facendo vedere adesso. Io in questo caso l'ho scelta grigia e nera, ma potete praticamente decidere come metterla, potete mettere qui le due strisce nere e al centro grigia, potete farla tutta nera, tutta grigia come l'ho messa io in questo caso e potete portarla sia a tracolla sia appunto così a braccio. La tracolla adesso non ce l'ho qui con me e ci sono tantissimi colori nel sito, cioè non trovate solamente questi colori, ma la trovate anche rossa, la trovate blu, la trovate di un altro tipo di beige, insomma potete veramente spaziare e trovare tutti i colori e le combinazioni che vi piacciono di più, insomma. Inoltre è super super capiente, sapete che io adoro le borse capienti e qui ci sta dentro di tutto. Potete usufruire come al solito del mio codice buono sconto Elisabetta Pistone Fordiana, lo trovate anche nell'info box e quindi se decidete di acquistarlo, se vi piace, potete usare il codice sconto del 30% come appunto di routine, perché sapete che potete utilizzarlo sempre con le borse Diana & Co. Utilizzate questo mio codice e avete lo sconto. E questa in assoluto penso che sarà la borsa che userò di più, non solo adesso a dicembre ma anche per tutto gennaio, febbraio fino alla fine dell'inverno. Me la porterò in America perché veramente è comodissima e ci sta dentro il mondo, come piace a me. Parliamo ora di un altro preferito del mese, si tratta di un sito internet ed è Airbnb. Già lo conoscevo, però ho iniziato ad utilizzarlo concretamente solamente a dicembre. L'ho utilizzato a New York e poi lo utilizzerò anche a Capodanno per andare a Firenze. Airbnb è una classica alternativa all'hotel perché è molto meno costoso rispetto ai classici hotel. Come funziona? Aprite il sito, selezionate dove volete andare, in qualsiasi città del mondo, New York, Firenze, Venezia, Parigi, Timbuktu, dove volete, selezionate il periodo in cui volete andare, quante persone viaggeranno con voi, se siete da soli oppure con degli amici. Selezionate il tipo di casa che state cercando, se una casa completa solo per voi o semplicemente essere ospiti a casa di qualcuno, e vi compariranno tutte le varie possibilità. Ci sono praticamente le
un sacco di recensioni delle persone che sono già state, quindi potete vedere effettivamente se la casa che vi ispira ha buone recensioni o meno. E io mi sono trovata benissimo, per esempio a New York noi siamo stati a casa di due ragazzi giovani che avevano il piano di sopra, che affittavano appunto con la modalità Airbnb. Avevamo la nostra camera molto carina, il nostro bagno, ed è bello perché vi permette di socializzare e di conoscere nuove persone, le persone, gli host in questo caso, le persone che vi ospitano, oppure semplicemente per risparmiare qualcosa rispetto agli hotel. Non so se questo video uscirà prima o dopo Capodanno, ma a Capodanno insomma sarò a Firenze assieme a un'altra coppia di amici. Abbiamo affittato un'intera casa, ci siamo affittati un'intera casa per 2-3 giorni e andremo là appunto grazie a Airbnb a prezzi molto più contenuti rispetto ai classici hotel. Quindi se non conoscete ancora questo sito vi consiglio di darci un'occhiata se dovete fare qualche viaggetto e magari spendere di meno. Parliamo ora di due prodotti make up, e allora sono queste terre di Elf. L'Elf è un marchio che ho iniziato ad usare quando mi sono trasferita negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è un marchio molto comune, molto di qualità, valido e costa anche poco, quindi è un marchio low cost. In particolare io mi sono innamorata delle loro terre. Questa qui, adesso la vedrete tutta sporca, è una terra una palettina per contouring, quindi avete sia la parte blush sia la parte terra per dare un po' di definizione al viso. E poi un'altra che mi piace tantissimo, che ho preso appunto questo mese, eccola qui, è questo set di terre e di illuminanti che potete utilizzare appunto come polveri viso. E innanzitutto mi piace tantissimo il packaging perché è estremamente comodo, potete portarvelo in viaggio, avete lo specchio, quindi io per esempio questa qui l'avevo portata in aereo per truccarmi un attimo prima di atterrare in Italia, ed è comodo, economico, pigmentata, insomma è una palette fantastica, ed è penso che siano i prodotti che più mi piacciono del marchio. Quindi date un'occhiata al sito se avete qualcosa che vi ispira, io almeno queste qui ve le consiglio particolarmente. Vi faccio vedere ora un altro prodotto make up, e si tratta di questo smalto del brand Orly. Anche questo è un brand americano che non avevo mai provato e è appena fresco fresco arrivato anche in Italia, non da tanti mesi. Questo qui l'ho acquistato a Milano, alla Rinascente, al nuovo spazio Annex, che è dietro la Rinascente, dove c'è tutto un angolo dedicato al make up, c'è la MAC, c'è Urban Decay e c'è anche questo nuovo stand Orly. L'ho preso perché una mia amica lavora lì, gestisce lei questo stand. Sono andata a trovarla a Milano e ho visto tutti questi smaltini e ho detto no, assolutamente ne voglio provare uno. Allora ho preso questo che è un color beige, vi dico anche il numero, il nome, si chiama Nude Cream. E la cosa pazzesca di questo smalto è che io insomma l'ho preso, mi piaceva il colore, non avevo grandi aspettative, però mi è durato da morire e non avevo neanche messo il top coat, cioè l'ho messo, mi è durato circa 4 giorni. Al quarto giorno, dopo già che avevo fatto 2-3 docce, si era appena appena rovinato, però comunque lo smalto era perfetto e senza avere messo il lucido sopra. Quindi è un marchio assolutamente buono secondo me, almeno per questo smalto che ho potuto provare. Il prezzo è di circa 11 euro e appunto in Italia lo potete trovare o online, oppure se siete di Milano o dintorni lo trovate appunto allo spazio Annex alla Rinascente. Concludiamo ora con l'ultimo preferito del mese. Siccome nei preferiti del mese di novembre in tante mi avevano detto ma facci vedere anche, o comunque dici una musica che ti è piaciuta, vi faccio conoscere non una musica, magari una canzone in particolare, ma voglio farvi conoscere un canale YouTube che ho scoperto nell'ultimo mese e che mi piace tantissimo, ed è il canale di un ragazzo che si chiama Michele Grandinetti. L'ho conosciuto perché è un amico di Sistiana e tante volte Sistiana fa i video con lui, e lui nel suo canale carica praticamente delle cover di canzoni molto famose riadattate, insomma cantate da lui. E secondo me, ragazze, ha una voce da brividi, ha una voce pazzesca. Io non ho mai sentito comunque in un ragazzo una voce così bella, e in particolare mi piace tantissimo la cover che canta di famosissima di Adele, Hello, e adesso ve la faccio sentire. E insomma, in generale tutte le canzoni cantate da lui mi piacciono davvero tantissimo, però la cover di Adele è quella che mi ha, tra virgolette, emozionato di più. È proprio, ha un timbro di voce unico secondo me questo ragazzo. Adesso ve lo faccio vedere e vi invito anche a iscrivervi al suo canale perché secondo me merita molti più iscritti di quelli che ha. I'm not calling.
Ok ragazze, quindi questi erano tutti i preferiti del mese barra regali di Natale, appunto perché tante cose le ho ricevute a dicembre in occasione delle feste. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale se non siete ancora iscritte, lasciarmi pollici in su e un po' di commenti qui sotto, scrivendomi anche se avete qualche preferito particolare da consigliarmi. Ah, e sono curiosissima, fatemi sapere se già conoscevate questo libro Big Magic e cosa ne pensate, se l'avete letto, se anche voi, se anche a voi vi ha, tra virgolette, fatto una rivoluzione interiore come a me, chiamiamola così. Vi invito anche a passare nel mio blog e a iscrivervi al mio blog oltre che al mio canale, trovate tutti i link qui sotto e anche di tutte le cose che vi ho fatto vedere in questo video trovate tutti i vari link che vi rimandano i vari capi, oggetti che vi ho fatto vedere, tutti qui sotto nell'info box. Io vi mando un bacione, vi auguro un perfetto, un meraviglioso, un fantastico 2016 e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!